Sembrava giusto cominciare gli auguri con Benedetta e con Lorenzo, perché Benedetta il prossimo anno condurrà tutto il ciclo dei master e quindi poi darò a lei la parola per fare gli auguri, e poi Lorenzo, che invece Lorenzo ci riserverà una sorpresa per il prossimo anno, che sarà una cosa molto interessante e non la vogliamo troppo anticipare, però insomma lui farà una certa cosa, la mettiamo così, farà una certa cosa che sarà giudicata, esaminata da una serie di soggetti, alcuni dei quali sono anche qui, non lo sanno ancora, ma sono qui presenti, perché ci servono dei giudici. Vabbè, posso solo dire che uno di questi è sicuramente Luca di Bikini, lui non lo sa, ma dovrà fare il giudice di questa cosa che sarà molto interessante. E poi darò la parola a Gabriele, che avrò modo di corrompere. Allora, Benedetta, facci prima per te gli auguri. Allora, un caro auguri a tutti gli amici di Visione Roma, sperando che questo 2021 sia un anno migliore di quello che ci lasciamo alle spalle. Grazie a Claudio della bella occasione che mi ha dato di realizzare questi master. Sono sicura che comunque questi master resteranno nel tempo, sperando che ovviamente il vaccino e tutte queste novità portino un clima più sereno. Benedetto, tu sei sempre di poche parole, non c'è niente da fare. Preziosa, preziosa. Lorenzo, hai ragione. Dai, sempre di poche parole, però mi sembra che sia un fatto molto positivo questo di essere di poche parole. Lorenzo, va bene, vai Lorenzo, alza la voce, facci sognare. Allora, sognare non lo so, ti faccio gli auguri e sono molto contento di partecipare in questa grande famiglia che si chiama Visione Roma, perché è sempre un'occasione per me di conoscere cose assolutamente nuove in tutti i settori più possibili, dall'architettura, all'economia, alla finanza, alla politica. E per me è stato un anno che sì, come tutti, un anno da schifo, da dimenticare, perché chiuso in casa, ci ha allontanato, ci ha diviso, però comunque è l'anno nella quale mi sono entrato in questo gruppo e ho iniziato un nuovo percorso di vita, tra cui anche aprirmi un piccolo studietto, una piccola postazione mia personale in co-working, dove iniziare piano piano la mia attività professionale. È stato un anno dove ho iniziato il primo anno di dottorato, quindi per me sostanzialmente è molto significativo. In bene e in male. Questa cosa che andremo a fare, speriamo si concluderà nel migliore dei modi, è una proposta che, al di là dell'oggetto, per se vuole comunque lanciare un messaggio e vuole indicare quella che è una mentalità, un approccio a quella che è la vita politica di Roma, o quantomeno quella che è la vita politica di un architetto della città di Roma. È come al solito rappresenta me stesso, che sono un po' un provocatore, e quindi è una provocazione, quindi va vissuta come tale. Nulla vieta che sia un'esperienza che può comunque comportare a cose più pratiche successivamente. E ne siamo sicuri. No, gli auguri, e sono veramente molto onorato di stare in questo gruppo e di ascoltarvi. Guarda, ce l'hai pure su WhatsApp. Entrare anche delle volte in contraddittorio con voi, su WhatsApp, su WhatsApp e clicchi. La crescita e la conoscenza, che credo sia la base per la crescita personale e spirituale di un singolo individuo, credo. Poi non so, magari ho detto una serie di persone. No, per niente. Vi ringrazio, vi auguro un felice anno nuovo, pieno di tante belle cose, e soprattutto che finalmente potremmo tornare ad abbracciarci. È una gran cosa per l'umanità, però vabbè. Solo questo, e poi era completato il discorso. Sì. La telecamera. Matteo, i tuoi auguri, perché tu non lo sai, ma dovrai fare una cosa importante il prossimo anno con Visione Roma. E poi a Gabriele. Vai Matteo. Faccio anch'io i miei auguri di buon anno. È stato un anno di
confronto, insomma, abbiamo avuto modo di confrontarci, perché non potendo uscire di casa non rimanevano molte alternative. Mi auguro ovviamente che l'anno che verrà, insomma, potrà portare ad un confronto anche di persone, magari alternativamente rimarremo comunque sia qui a dibattere e a portare i nostri interrogativi. Ad ogni modo, insomma, faccio gli auguri a tutti. Non vorrei prolungarmi troppo e niente, auguri a tutti e a voi di Divisione Roma e a chi ci segue. Ma io sarò breve. Tralascio le cose, diciamo, che dico sempre, stiamo lavorando bene, abbiamo fatto tante cose e quindi tutte molto apprezzabili di livello, e quindi questo è un onore per tutti quanti noi. Ci hanno anche tenuto compagnia durante il lockdown parecchie di queste cose, effettivamente, ha ragione Matteo, ci abbiamo passato anche il tempo, quindi volenti o nolenti, spesso stavamo davanti a un master che magari non ci interessava molto, però era interessante e passavamo il tempo. Il merito di tutto questo va ovviamente a Claudio, che è un caterpillar e quindi ha messo in piedi questa cosa, aiutato da tutti noi, ma messo in piedi, e con i suggerimenti, perché poi di Raffaele, che tutte le mattine diceva: perché fai quest'altra cosa, perché non facciamo quest'altro, perché? E quindi è uscito fuori in qualche modo il Sud di Roma nella sua ampiezza, ed è, si è dilatata effettivamente. Quindi io ringrazio tutti voi che avete partecipato e che state partecipando a questa nostra attività. Poi adesso passavo agli auguri. Intanto il 31 dicembre, mi raccomando, il 31 dicembre dobbiamo festeggiare la fine di questo anno di merda. Il 31 dicembre bisogna festeggiare questo, perché questo è decisamente, decisamente importante. Più che pensare al prossimo anno, festeggiamo la fine di questo anno. Poi, come diceva mio nonno, che era un oste, mio nonno, e Paolo lo conosce bene, che diceva: il vino migliora con gli anni. Se però ricordi che con anni come questi sapesse come viene migliorato dal vino questi anni, perché se uno beve finalmente dimentica, quindi è anche questo era proprio l'intento di non bere il vino. Ora adesso, a parte gli scherzi, vi faccio un augurio a tutti quanti, che il prossimo anno sia un anno finalmente, ci sia uno spiraglio, una luce, che torneremo ad abbracciarci, ad assembrarci, ad ammucchiarci, perché questo effettivamente ci è molto mancato, lo stare insieme. Quindi tanti auguri a tutti quanti voi e buon anno, buon 2021, e vaccinatevi, arrivano i vaccini ovviamente, ma vaccinatevi. Dai, chi è che vuole? Stefano, tu c'hai, lo so che ci devi dire delle cose importanti. Stefano Cademarto. Stefano Cademarto. Allora, intanto ecco Giorgio. Tuo grande fratello, e io penso, pronto? Sì, ti sentiamo. E io penso al mio grande fratello, che è Marco, il quale non capisce niente di computer, di cose, ed è molto peggio di Raffaele, quindi consolalo, perché Mario a malapena riesce a capire che il telefonino funziona spingendo quattro tasti, questo è il massimo che riesce a fare. Che poi stiamo pure parlando di un altro bravissimo architetto, se non erro. Sì, assolutamente, un'eccellenza dell'architettura, però è molto peggio di Raffaele, quindi vorrei fare una consolazione a Raffaele dal punto di vista della tecnologia, c'è chi è peggio. Quindi, grazie Stefano, grazie. Vedo Giorgio. Per quanto riguarda me, che vi voglio dire? Grazie mille di tutto quello che stiamo facendo insieme. Speriamo che l'anno prossimo effettivamente possiamo farlo insieme realmente, vedendoci. E per quanto riguarda i vaccini, assolutamente facciamoli tutti. Cerchiamo in qualche modo di arrivare. Visto io come medico, forse può essere che lo faccia entro marzo, non vedo l'ora. Ma c'ho anche l'altra chance che, essendo ultra settantenne, può essere pure che per quell'altro verso ci riusciamo a entrare nel mercato. Ne fanno due, ve ne fanno. Ve ne fanno due, appunto. Quindi probabilmente comunque è veramente la cosa che mi ha emozionato è vedere che la scienza, quella vera, ha fatto questo miracolo veramente, che non era pensabile. È veramente qualcosa che in questi giorni
mi sono commosso vedendo l'altro giorno il camioncino dei vaccini, perché era veramente qualcosa di straordinario. Comunque, un abbraccio carissimo a tutti, e veramente buttiamo via questo anno che ci ha preceduto e cerchiamo di guardare con fiducia al prossimo. Mi sembra più che giusto. Dai, ancora, chi è che... Michelangelo, tu sei un chiacchierone, come fai a star zitto? No, non voglio chiacchierare, voglio solamente fare l'augurio di un ritorno alla normalità. Certo. E quello che ci manca è la normalità. L'anno scorso ci siamo fatti gli auguri con quelli con cui abbiamo festeggiato, che venga fuori una cosa meravigliosa. Adesso ci vuole un augurio che si rientri in qualcosa di normale, che ci consenta di poter gestire le nostre vite su un binario veramente equilibrato, dove gli inconvenienti della vita ritornino ad essere quelli che sono stati, ma che ci togliamo di mezzo non solo la pandemia, ma soprattutto io voglio che spariscano i negazionisti, voglio che spariscano gli untori, questa gente che senza alcuno scrupolo infesta la società andando a mettere a rischio la vita degli altri. E siccome io purtroppo ho vissuto con ambienti a me vicini situazioni che mi hanno fortemente messo in crisi e mi hanno bloccato sul fronte della mia attività, io faccio il nonno e faccio volontariato, oltre al marito, che poi è l'attività principale, perché chi conosce mia moglie, è vero Claudio, sa che non è che posso sfuggire da tante cose. Però la mia attività di volontariato l'ho dovuta interrompere, perché purtroppo nei miei ambienti c'è stata gente che ha voluto fare l'eroe e ha impestato gli ambienti. Quindi ecco, allora, auguri a tutti e un buon anno di grande normalità. Allora, lo tocca sicuramente, dai, Luca, Piero, Michele e Giorgio. Voglio sentirli tutti, dai, su, anche gli altri che magari stanno allora, qui. Vado. Claudio, devo dire che hai messo un'immagine veramente, no, va detta come veramente con una bella squadra molto variegata, anche all'interno questo delle sicuro. Diverse posizioni, come prima dicevi, no? Tra Michele e Giorgio che facevano, come si dire, di coppie e fuochi d'artificio, però in realtà è un qualcosa di importante, perché poi un po' l'avete detto tutti quanti, che poi tra idee contrapposte, tra punti di vista diversi, effettivamente poi si riesce ad arrivare a vedere anche i lati positivi di una discussione o di un dibattito. E questo credo che sia la cifra più importante di questo gruppo, così un po' squinternato, fatemelo dire, un po' così variegato, però come spesso uno potete ben vedere, quando uno inizia a giocare e dire delle cose, poi ultimamente io tantissime persone, adesso non mi ricordo chi l'ha detto di noi, con questo motivo del lockdown, che stavano tutti a casa, si sono messi molti a vedere le cose che abbiamo detto a più voci, quindi vuol dire che proprio qualche cosa di buono ci sta. E concluderei col fatto che mai come in questo momento mi sono accorto, ma penso che siete accorti anche voi, di quanto è importante quei gesti così spessi, cretini, che uno dava abitualmente un poco peso, e invece di quanto siano importanti il fatto di vedere una persona veramente nella sua faccia, nel suo volto vero, la sua espressione, invece come delle volte rimani privato dal fatto di non riuscire a capire il suo pensiero soltanto dagli occhi, perché è coperto dalla mascherina. Michele, dai. Voi forse non lo siete scordati, che il prossimo anno noi andiamo a eleggere un sindaco. Ammettete che dovete sotto il tappeto questo problema. Deve essere una giornata allegra, Michele. E che quindi in primo luogo la speranza è che ci sia una speranza, che nel nostro orizzonte ci sia una speranza. Per me vale il principio di avere trovato la possibilità di, dicevo che appunto la cosa che più mi piace di questo nostro gruppo è poter comunicare il principio che le cose belle hanno bisogno di loro.
e che spesso non c'è bisogno di inventarsi chissà cosa per mantenerle e tenerle, però avere un giusto equilibrio mi pare una cosa indispensabile, e che quindi il prossimo anno sia un anno bello e che abbiate cura delle cose belle e che spesso sono le più delicate, come un esempio per tutti il Colosseo. Beh, lo sai che siamo abbastanza... E perché Piero non ci dice niente adesso? Piero, io so che ci dirai tu. D'altra parte, come non dire, l'ultima battuta l'ha fatta Michele, quindi io da quella battuta, siccome ci sono 360 cornici da investire a 360 gradi, innanzitutto devo ringraziare Claudio e tutti quanti voi, perché Claudio a me è veramente quello che si ritiene l'anima di questo gruppo di Visione Roma, che apre a tutti indistintamente. Io lo seguo attraverso le varie chat che si fanno anche in altri contesti da Visione Roma. Perché? Perché di quello di cui abbiamo sofferto, di cui soffriamo e di cui soffriremo ancora, è la mancanza di comunicazione. Io personalmente ne ho le scatole piene. Che dire? Vorrei parlare dalla mattina alla sera, invece mi costringo a volte a essere sincretico, cercare di dare il massimo del mio piccolo contributo, quando vedo che invece questa benedetta Roma non è un sindaco, è una nazione che aspetta che si svegli qualche cosa. Allora, siccome Visione Roma è a mio avviso l'unico, insieme a tanti altri come Carpi in Regola, ma l'unico animato da una visione interattiva, che è quella che fa cultura per l'appunto, che è quella che manca a un Colosseo oggi, tanto per fare la citazione. E quindi mi faccio io a voi, a tutti, e tanti auguri, nella speranza che il 21, a parte che continueranno e si modificheranno ulteriormente i nostri rapporti, però come dice Michele, bisogna pensare anche a vedere politicamente un sindaco come Claudio, no? Non dico che Claudio vada a fare il sindaco, perché non è quello il suo obiettivo, è più alto, no? Però dico, è quello di costruire, che a volte si dice di voler fare sistema, di fare rete, di fare la squadra dei 100, eccetera. Però i contenuti a tutti i 100 che si mettono assieme, poi bisogna darli. Allora adesso chiunque si candiderà, come lo fa, come non lo fa, eccetera, lo lasciamo ai prossimi mesi. Però l'esperienza di questo anno di Visione Roma, io ringrazio ancora tutti quanti voi, vedo anche l'amico Mirvo Ferrara che riesce fuori dalle partecipazioni, Antonio Bottoni con il quale ci scambiamo dei link velocissimi. E allora dietro a quei link io vorrei amplificarli. Ci ho provato, ma non ci riesco. Anche il Claudio mi ha dato l'opportunità con questa piccola rubrica, che però ha bisogno di interlocutori. Noi abbiamo bisogno, come fa Claudio, di interlocutori di tutti i tipi. E ieri sera c'è stata questa occasione. Abbiamo visto il vice sindaco, abbiamo visto Massimo Locci, anche di giornalisti. Lo sai Piero, lo sai che quella di ieri sera ha avuto 3.500 contatti? È perché meritava, infatti è stata la chicca sulla torta di Visione Roma, quella di ieri sera. Non parliamo di quella di Tocci o anche di Francesco, sempre sincopato e molto sulla visione personalisti, però in questa dimensione ognuno di questi soggetti che Claudio sostanzialmente ci ha messo in contatto, e bisogna dargliene atto. Ma sai, gli auguri a Claudio e a tutta Visione Roma. Visione Roma esiste perché c'è un gruppo davvero, se no non sarebbe niente, perché c'è un gruppo, fra l'altro è un gruppo, come qualcuno di voi ha detto, no? Molto variegato, molto variegato. Andiamo dal professore universitario al grande architetto,
a tutti noi, insomma. Benedetta, Benedetta, ma... che c'è Benedetta. Benedetta, vedrai che il nostro futuro, tanto ci sarà Benedetta, Lorenzo e Matteo, vedrai che faranno scintille il prossimo anno. Auguri. E però volevo dire, a me mi viene tante volte in mente il discorso dei 5 Stelle e di Casaleggio. Cioè, voi avete nominato tante volte Claudio, perché Claudio in realtà è come il Casaleggio dei 5 Stelle, perché governa lo strumento tecnico, e sembra una battuta. Ma pensate invece quanto è importante governare lo strumento tecnico che mette poi in contatto e in comunicazione le persone. Quell'apparato logistico alla Casaleggio, come tu stai citando, è la chiave per uscire fuori a vedere Roma. Io ho fatto una torre di Babele nella speranza di aprire la comunicazione, perché quello è il progetto per Roma. Basta che non pensiamo alla pazzia di sostituirla agli strumenti reali di partecipazione e di democrazia, perché è lì il problema grosso di che c'è a Casaleggio, eccetera. Ma io ci scherzo sopra, è chiaro che tu che governi lo strumento tecnico puoi fare veramente tante cose e modifiche. Quando fai un sondaggio, quando fai una cosa, tu se volessi modificare le cose le potresti fare tranquillamente, dando poi così delle indicazioni che sembrano corrette e perfette, invece sono false, se volessi farle false. Per cui è veramente rischioso quel meccanismo, e credo che invece noi dobbiamo alimentare, adesso a parte la questione del Covid, proprio un discorso di partecipazione delle persone che bisogna recuperare assolutamente, soprattutto da parte dei partiti. Ma sentiamo dai qualchedun altro. Raffaele, vuoi dire qualcosa? Con molto piacere, e per la verità sono un ottimista, quindi è un augurio quello di un anno migliore, il prossimo, che è facile perché alcuni segnali importanti li abbiamo alle nostre immediate spalle, a partire dal fatto che ci sono riusciti a togliersi dalle scatole un presidente degli Stati Uniti come Trump. È vero che ancora è un po' incollato sulla sedia, ma ormai è fatta, si tratta soltanto di un, come dire, di un trascinamento da facchini, quello che andrà fatto il prossimo 16 di gennaio. E questo è un segnale di grandissima importanza a livello internazionale, segnala ovviamente un cambio di paradigma. E noi ci auguriamo appunto che si prosegua su questa cosa, così come è un ottimo segnale il fatto che stiamo ormai davanti ad una serie di vaccini utili per combattere il Covid, che quindi chiaramente ci auguriamo in tempi rapidi, e qui dobbiamo in effetti stimolare perché ci sia un impegno ancora più forte per avere vaccini in grado di far arrivare a quel 60-70% necessario per avere la cosiddetta immunità di gregge. E in questo quadro voglio dare anche un giudizio molto sintetico su quanto è riuscito a fare Visione Roma. Secondo me Visione Roma sta facendo un ottimo lavoro ed è utile, io quello che spero e quello che già vedo per alcuni aspetti, come palestra per una nuova leva di giovani che si avvicinino alla politica, che sappiamo oggi per la verità, anche per il lavoro veramente incredibile che è stato fatto dal populismo di vario tipo, è una parola che dà fastidio. Noi stiamo invece cercando di allevare una nuova generazione che si approcci alla politica in modo completamente diverso, che veda nella politica un impegno importante e che lo metta in campo direttamente, aiutando gli altri, incontrandosi con gli altri, partecipando attivamente. E naturalmente, da questo punto di vista, credo che il nostro sia un contributo importante anche sui contenuti. Non c'è nulla che ci faccia vedere, ad esempio, come questa giunta manchi proprio in un punto fondamentale. Noi non ci siamo rallegrati per i problemi
legali del sindaco Raggi, anzi a noi fa piacere che sia stata assolta definitivamente. Quello che abbiamo sempre attaccato è questa mancanza di capacità progettuale, di capacità di definire, che vediamo ad esempio in modo drammatico nell'assenza di un serio contributo per l'utilizzo dei fondi europei. Ora, tutto questo secondo me è un ruolo che, come possiamo, certamente non siamo una grandissima struttura, però stiamo dando un nostro contributo importante e fondamentale, e ringrazio quindi tutti voi per questa attiva partecipazione che spero sempre più si allarghi. Grazie a voi tutti e buon anno. Grazie Claudio. Cosa posso aggiungere? Avete già toccato tutti i punti e avete già detto tante cose. Io chiaramente ribadisco gli auguri a Visione Roma, e a questo punto, dal momento che qualcuno ha ricordato che il prossimo anno sarà anche l'anno in cui saremo chiamati a eleggere il primo cittadino della nostra città, io gli auguri li faccio a Roma, affinché possa trovare un primo cittadino all'altezza della sua magnificenza, della sua grandezza, della sua storia nella storia. Perché, come abbiamo sempre detto, è stata fin troppo maltrattata e ormai ha bisogno di un percorso di incamminarsi, un percorso di rigenerazione che porti a far emergere tutto il valore di questa città, valore culturale, valore delle persone che la abitano nelle varie forme, dalle periferie al centro urbano, senza ovviamente togliere nulla sul contesto storico in cui sorge. Quindi gli auguri per me li estendo alla nostra carissima città e a Visione Roma, che con il suo lavoro ha sicuramente cercato e sta provando di stimolare determinati dibattiti che forse qualcuno era un po' dimenticato, che sono quelli essenziali per costruire qualcosa di più della ordinarietà di cui oggi a volte ci si fregia, che invece dovrebbe essere scontata, e invece la fase più determinante dovrebbe essere quella della progettazione, appunto della visione. Quindi tanti auguri a Visione Roma e tanti auguri a Roma per un anno 2021 di svolta rispetto a quello che invece conosciamo, e che sia l'inizio di un grande percorso. Auguri a tutti, grazie. Grazie. Allora, riprendendo i vostri auguri, vorrei ricordare ulteriormente che il 2020, secondo me, è stato un anno di grandi riflessioni, di molti pensieri. Detto in senso calcistico, è stato un anno di pretattica, una pretattica portata avanti da tante associazioni. Le idee si sono intrecciate, alcune si sono delineate. Un aiuto importantissimo diciamo aiuterà una politica che allo stato attuale è molto in disagio. Il mio augurio è formare un'unica voce tra tutte le associazioni al fine di delineare al più presto il futuro di questa magnifica città e così dare un importante contributo anche alla politica che ne ha bisogno. Volevo dire questa cosa a proposito di tutti i vari discorsi che ci siamo fatti, e vi auguro un buon e speriamo normale 2021 a tutti. Grazie Renato. No, perché io non ti vedevo e non sapevo se stavi lì seduto oppure... No, io sto seduto. Non ti facevi sentire, non sapevo se c'eri. A Giorgio non gli funziona l'audio, a me non mi funziona il video. Vabbè, ma dai, ti sei visto un attimo che stavi con la canottiera. Antonio Bottone, scrivi sempre dei messaggi, mi fai sentire la tua voce? Sì, volentieri. Io seguo Visione Roma, la seguo con molto interesse. Devo dire che sono stato colto dal nome, visione. Ecco, avere una visione di Roma mi è sembrato un titolo che è un programma, una cosa mi ha incuriosito.
Io sono una persona che si interessa ai problemi di Roma. Per inciso, 2021 sarà l'anno di Antonio Cederna, è una cosa che fa parte della mia fanciullezza, della mia gioventù, e penso che sia un passaggio importante per la nostra città. Vorrei avere qualche pensiero in più su quella che io chiamo la leva economica, perché voglia fare speculazione, ma perché il mio timore è che domani un sindaco, di fronte alla quadratura del bilancio, trovandosi da una parte la provenienza dei diritti degli edifici, e poi sia costretto a cadere vittima della rendita edilizia, che non ci possiamo più permettere. Quindi ci va, se non ricordo male, quello che ha detto Luca Ribichini in uno dei primi incontri, questo ricordo della città. La nostra. È un piacere seguire, e spero che vengano approfonditi certi aspetti, perché li considero di grande importanza, non ultimo l'ordine del giorno di poche ore fa su Roma, sull'applicazione di quell'articolo della Costituzione, che è fondamentale, come è stato detto anche ieri. Se non ci si mette mano, qualunque sindaco, non so se potrà fare quello che ha fatto Rutelli e Tocci, non lo so, a mia memoria, di qualche anno fa. Buon anno a tutti quanti, buon 2021. Grazie. Milvo Angelo Ferrara? Sì, buongiorno. Sono un caro amico di Piero. Grossi. E niente, sono contento, vi seguo da parecchio, muovete delle tematiche molto importanti. Questo 2020, diciamo che per quello che mi riguarda, è stato un acceleratore in quelle che sono le politiche sociali, che sono sempre state, come dire, un po' la stampella della mala politica, che quando non sa cosa fare si appoggia alle politiche sociali. Abbiamo avuto intorno ad agosto abbiamo avuto l'opportunità di partecipare al Digital Innovation Hub per una call che il Ministero il Mise ha chiamato per presentare i 40 hub italiani per la Digital Transformation, questo prodotto in PA. Noi siamo risultati idonei, siamo al 35° posto e stiamo partecipando, e tutto ciò accade dentro la città di Roma e serve proprio per creare quella comunicazione ecosistemica, direi, senza bisogno andarla a cercare, ma che ti arriva. Per misurare le buone azioni, la buona politica e quanto di meglio si possa fare con quello che oggi stiamo tutti un po' ipotizzando, con quelle che sono questa rivoluzione del big data, del big data analysis. Ecco, noi lo stiamo facendo a San Basilio, misurando quello che forse è uno dei problemi più grossi di Roma, che sono le periferie abbandonate. E lì dove siamo noi, siamo in un bel pezzo di periferia romana che non si capisce bene, che come dal Colosseo a Villa Adriana ci sono delle meraviglie lungo i fiumi di Roma, e lì dove siamo noi c'è la meraviglia dell'incuria. E cominceremo a misurare da dove siamo e vedremo dove arriveremo, con la speranza che tutta la buona volontà degli italiani, dei romani, di tutti noi, arricchisca questo big data per fare di Roma
la capitale mondiale del 2021 perché se lo merita. Io sono milanese, vivo in Sicilia, lavoro a Roma, ma se non valorizziamo Roma siamo una massa di stronzi come italiani, perché non c'è una città al mondo che ospita tre nazioni. Qua a Roma si ospita l'Italia, Malta e Città del Vaticano. È la città più bella del mondo e è veramente, c'è da vergognarsi a mantenerla così. Io da italiano mi sono fermato a Roma perché sento che sia necessario dare a Roma quella forza d'animo che serve, perché non mancano le competenze, non mancano le menti brillanti, non manca lo splendore della città, non manca lo splendore di tutta la regione e non gli manca tutto il Mediterraneo intorno. Se non diventa la capitale che è un peccato per tutta l'Europa. Grazie e buon 2021 a tutti. Dai, che ancora manca qualcuno. Dai, sono Francesca. Benissimo, concordo con tutti. L'anno prossimo non potrà che essere migliore, sicuramente con una sindaca diversa, un sindaco, un'altra figura che ci porti avanti tutti i valori, ci faccia lavorare, faccia valorizzare tutte le cose che abbiamo qui a Roma e soprattutto non blocchi tutto. Ecco. Tu come ti dici, Dario? Abbiamo già detto tutto, quindi sono solo curioso di sentire gli auguri che farà il nostro mentore, il nostro grande Claudio. Io non devo dire niente, poi piantala con sto mentore. Io sono, ti ho già detto che io sono, l'ho detto quasi in spregio, io sono il casaleggio sono casaleggio. Non sono... La cosa più bella di Visione Roma è condividere il voler fare qualche cosa tutti insieme. Ognuno di noi pensa quasi oramai per cultura di poter fare tutto da solo, invece è il gruppo che unisce ed è il gruppo che rende più forte ognuno di noi. E quindi la forza che ha avuto Claudio, fratello Raffaele, è di aver fatto un gruppo e tutti insieme riusciremo a dare il meglio di noi. Va bene, allora ci possiamo, Gabi, ci salutiamo così. Veramente tanti auguri a tutti quanti. Grazie, buon anno, ciao a tutti. Buon anno.